Allora, siamo con Elio Fiorucci qui alla SACI di Firenze per questa mostra che racconta un po' la tua vita professionale e artistica attraverso i jeans. Questa intuizione che tu hai avuto nel creare da un indumento di lavoro, trasformarlo in un indumento fashion. Un'intuizione che poi dopo il tuo cambio, diciamo, la tua trasformazione di questo capo, tutto il mondo ha seguito. Sì, perché il denim è il tessuto, jeans è il pantalone. Veniva usato, diciamo, dagli americani specialmente, con tre marchi, la Lee, la Wrangler e la Levi's, come un pantalone da tempo libero o da lavoro, cioè chi usava il jeans e lo metteva sempre per queste ragioni. E per caso io ho intuito che questo tessuto, una volta usato, una volta lavato invece, era molto sexy indossato dalle donne, perché io ho questa sensibilità speciale per guardare le donne. Allora, questo forse è il segreto. E ho detto, ma perché non facciamo un modello femminile che valorizzi le forme delle donne che sono così belle? E ho chiamato un modellista che si chiama Mario Morelli. Un giorno bisogna che lo portiamo, lo facciamo vedere, perché lui è molto entusiasta di questa cosa. E alla fine abbiamo inventato questa forma aderente al corpo femminile, e da lì è scaturita questa moda che è diventata nel mondo, cioè planetaria, una trasformazione planetaria. Tu vai negli Stati Uniti, tutti non hanno più Wrangler lì o questi marchi qui, hanno tutti jeans fashion. Viene ancora considerato un prodotto quasi made in Italy più che made in America. Ed è interessante essere qui alla SACI, dove c'è, insomma, ci sono tanti studenti da tante più importanti università, soprattutto americane, ma del mondo, questo avanti e indietro che il prodotto jeans fa con l'America. E questo qui è il viaggio, diciamo, di tutti i prodotti. Io credo che i prodotti siano il linguaggio, la scrittura dell'uomo, per cui servono a comunicare i cambiamenti, no? Un paio di jeans comunica un certo atteggiamento, è la scrittura anche dei tempi moderni, nel senso che la ragazza in jeans è una ragazza moderna. E poi anche, non solo il jeans, poi alla fine anche Elio Fiorucci diventa un personaggio americano in un certo senso. Sì, e loro erano tutti innamorati di questo negozio. Andy Warhol scrive: sono stato nel negozio, è tutto meraviglioso perché è tutto luccicante, tutto di plastica, tutto colorato con le luci come piaceva a lui, e da lì nasce anche questa collaborazione con lui, con i suoi ragazzi, con Kit Haring piuttosto che con Basquiat, col quale poi ho prodotto un film. Cioè è nata una specie di intesa, diciamo, anche così molto silenziosa ma piacevole, di simpatia, per cui lui veniva sempre alle nostre feste, noi andavamo alle sue feste, cioè questo sentirsi abitanti del mondo. Sì, noi raccontavamo da dove venivamo, lui veniva dall'Ucraina, io venivo dal Milano, però ci si trovava a New York, in zona magnifica, neutrale, dove ognuno si sentiva però libero di essere se stesso. Questo è il grande segreto. New York ti ha dato a tutti, a noi, la libertà di essere noi stessi, con la nostra italianità, con la sua originalità. Ognuno poi a New York resta, se vuoi, con la memoria e gli affetti al proprio paese, però rimane con il cuore a New York, perché New York gli sta dando tanto, gli dà la libertà, gli dà lo spazio per realizzarsi. Io, gente che ama New York, veramente dice: io amo casa mia, ma amo tanto anche New York. Vogliamo fare una ultima domanda? Sì. Per parlare, magari interessante, hai qualche idea forse? Sì. Sicuramente sì, anzi. Sul jeans, come cambierà il jeans o come rimarrà sempre uguale? No, il jeans avrà delle modifiche continue, perché poi c'è la zampa d'elefante, c'è il sedere più o meno fasciato, c'è la gamba stretta, la gamba... Adesso vanno... Prevedi qualche rivoluzione? No, io prevedo che diventeranno dei veri e propri fuseau, perché quando una ragazza ha questi pantaloni aderentissimi di questo colore azzurro ti sembra che sia nuda. Cioè, le donne sono molto furbe, se hanno un bel corpo sanno sempre come farlo vedere.